Prima di iniziare il video, ti ricordo di iscriverti e lasciare un mi piace, e non dimenticare di attivare la campanellina per non perderti le ultime notizie. Grazie e buona visione. Una recente intercettazione telefonica ha gettato nuova luce sulle indagini riguardo alla scomparsa della piccola Cata, avvenuta il 10 giugno scorso presso l'ex hotel Astor a Firenze. Le parole registrate sono di grande rilevanza e già qui in Perù, ci penso io, seguite da Stabene, l'hanno rapita per errore. Il nonno di Cata, detenuto in Perù, avrebbe pronunciato queste frasi durante una conversazione telefonica con il padre della bambina pochi giorni dopo la sparizione. La scoperta dell'intercettazione risale a qualche settimana fa, ma è diventata nota solo recentemente. Questa nuova evidenza apre la possibilità che la bambina sia stata rapita e portata nel paese d'origine dei genitori. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, l'intercettazione avviene quando il nonno, attualmente detenuto in Perù, si mette in contatto con il figlio e padre di Cata. Quest'ultimo, nei giorni successivi alla scomparsa della bambina, si trovava in detenzione in Italia. L'intercettazione è stata registrata e gli inquirenti l'hanno discussa con il padre della piccola. Anche se la credibilità delle dichiarazioni del nonno non è chiara, gli investigatori hanno avviato contatti con la polizia peruviana e hanno sequestrato i telefoni cellulari dei genitori e di altri 5 membri della famiglia di Cata. La pista che conduce in Perù si aggiunge alla teoria di una possibile ritorsione nei confronti dello zio di Cata, il quale è stato arrestato a causa del suo coinvolgimento nel racket degli affitti nell'ex hotel Astor. La complessità del caso e la rilevanza di queste nuove informazioni sottolineano l'importanza di una dettagliata e approfondita indagine per scoprire la verità dietro la scomparsa di Cata. Non dimenticare di iscriverti e lasciare un mi piace per non perderti i prossimi aggiornamenti. Grazie, alla prossima!